pomeriggio e buon inizio di serata a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto e alla visione di questa nuova puntata domenicale di Bricchiacchiere e Autori, in onda alle ore 18.30 su Well TV, canale di TTS 131 e anche su Sky, sul canale 810. E buona domenica anche a coloro che ci seguono in streaming gratuitamente dal sito ufficiale di Well TV oppure dalla pagina Facebook ufficiale di Well TV. E poi oggi guardate la mia giacca color rosso, che in realtà ho già indossato anche altre volte nel corso di altre quindi puntate della mia trasmissione, perché è San Valentino, quindi auguri di vero cuore a tutti gli innamorati. E come ogni domenica che si rispetti, da qualche settimana a questa parte, ho il piacere e l'onore di ospitare all'interno della mia trasmissione una grandissima amica di noi, di Libri Chiacchiere Autori, indiscussa protagonista sia della stagione 2020 che della stagione in corso, quindi la stagione 2021 di Libri Chiacchiere e Autori. Di lei ho parlato tantissimo come editrice, ma anche come autrice. E oggi, proprio lei, torna con una nuova puntata, una puntata bellissima, ovviamente di una rubrica letteraria. Di chi sto parlando? Ma sì, proprio di lei, della mitica Viviana Sgorbini. E allora, basta, bando alle ciance, chiudo per un attimo la bocca, la smetto con le chiacchiere e lancio la linea a Viviana Sgorbini. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Libri, Chiacchiere e Autori. Buona domenica a tutti e buona domenica a Laura Gorini e a Damiano Conchieri che mi hanno permesso di essere qua con voi a parlarvi di libri. Oggi vorrei parlarvi della collana Le Tartarughe del marchio Eddie Joe. Come molti di voi sapranno, la nostra casa editrice si chiama Tomolo Eddie Joe Edizioni, proprio perché ha due marchi editoriali, Tomolo ed Eddie Joe. Quindi la collana di cui vi parlerò oggi è una collana Eddie Joe. Le Tartarughe è riservata ai bambini della scuola primaria, ai bambini che sono già in grado di leggere da soli. Ma quando io parlo di fasce di età o quando dico libri riservati a, consigliati per, eccetera, non intendo dare una classificazione rigida, dare una prescrizione di lettura, tutt'altro. Diciamo che queste indicazioni possono essere molto variabili a seconda del lettore finale, cioè a seconda del bambino. Quindi quando io consiglio un libro per la prima elementare, per esempio, può essere però un libro graditissimo anche per un bambino della quarta elementare che ama ancora libri molto illustrati, o può essere tranquillamente letto a un bambino di 3-4 anni che ami ascoltare la lettura fatta dall'adulto. Quindi dipende molto da come l'adulto legge il libro. Un libro anche con una trama un pochino più complessa può essere letto magari mimando la storia, magari facendo delle vocine particolari, dando delle vocine particolari ai personaggi, qualcosa che attragga i bambini. Quindi io dico collana per la scuola primaria, ma in realtà poi ciascuno faccia le sue considerazioni, sono libri che possono essere letti al di là dell'età che io consiglierò oggi. Comunque, partendo dai più piccoli, quindi dalla prima, seconda elementare, consiglio questo bel libro di Ugo Maute che si chiama Sam strapazza i bullazzi. E perché lo consiglio per le prime classi della primaria? Perché è un libro scritto innanzitutto in stampato maiuscolo, quindi ne facilita moltissimo la lettura. Inoltre ha delle illustrazioni di Elena Spada che sono molto molto immediate, pulite, dirette e quindi arrivano all'immaginario del bambino. Come dice il titolo, parla di bullismo e Sam è un semaforo che cerca di aiutare il piccolo Angelo, il protagonista della storia, a liberarsi da questi brutti bullazzi che vedete in copertina. Quindi un libro per affrontare in maniera divertente la tematica del bullismo che purtroppo è presente anche fra i bambini più piccoli.
Da Sam passiamo ad Ale. Ale è un altro bellissimo personaggio. Il libro è scritto da Isabella Nicora, si intitola Ale il cellulare, è illustrato da Nadia Basso. Vi faccio vedere anche qua nell'interno qualche illustrazione perché sono veramente molto molto belle. Queste sono illustrazioni abbastanza caricaturali, quindi potete vedere anche i cellulari che sono resi umani dalla bravura di Nadia Basso. Ed è un libro importante perché insegna non soltanto ai bambini a non utilizzare troppo il cellulare, ma anche ai genitori, che sono quelli che devono dare l'esempio, perché chiaramente se i bambini vedono noi adulti continuamente usare il cellulare, probabilmente ci vorranno imitare ed usare in maniera smodata il cellulare. Quindi un bel monito per i bambini e anche per gli adulti. Lo consigliamo in lettura nella scuola primaria, a partire magari dalla seconda, terza elementare, però come dicevo prima, tutti i libri poi sono belli in tutte le fasce di età. Passiamo a Marzio e le scarpette magiche di Sant'Ilario. È un bel libro scritto da Samantha Sarti, illustrato da Cathy Ska. Forse non tutti sapranno che il 13 di gennaio a Parma si festeggia Sant'Ilario, e lo si festeggia realizzando delle ottime scarpette dolci da mangiare. Marzio è un bimbo un pochino sovrappeso, è una buona forchetta, abita in una zona in cui si mangia molto bene e quindi adora mangiare e deve essere messo a dieta. Però non tutti i mali vengono per nuocere, e infatti conoscerà durante le visite dal dietologo una bambina che gli piacerà moltissimo. Non vi svelo nient'altro, ma vi invito a conoscere le scarpette magiche di Sant'Ilario. E ora invito tutti ad entrare nel pozionificio di Rita. Un vero pozionificio. Io credo che tutti noi prima o poi abbiamo desiderato di vedere come una strega produce le sue pozioni. E allora non vi resta che entrare nel pozionificio di Rita. Questo è un libro che va bene, come Marzia e le scarpette magiche di Sant'Ilario, che prima non ho detto, va bene a partire dalla terza elementare, va bene poi anche per tutta la primaria, come abbiamo detto prima, va bene, ma può essere letta anche da qualcuno che fa la prima media. Ripeto, non mi piace stereotipare troppo. E come vedete all'interno, anche questo libro è un libro colorato ed è un libro molto accattivante, molto simpatico. Ora faccio un accenno velocissimo a altri due libri della collana. Uno è Elica, che parla dell'Etna, del vulcano, e ne parlo soltanto per ricordarvi che Laura Gorini ne ha già parlato precedentemente in una puntata, per cui se volete sapere qualcosa di più di Elica lo trovate nella puntata che adesso è pubblicata su YouTube di Damiano Conchieri. E un breve accenno anche a Teseo e la Vespa Parlante di Luca Doveri, che è un libro molto attuale adesso, ma scritto in una realtà prima della pandemia, in cui questa Vespa, la Vespa Parlante, se vedete dal tubo di scappamento, invece di far uscire dello smog, fa uscire l'arcobaleno. Ecco, anche questa volta spero di avervi incuriosito con i nostri libri. E vi ricordo che possono essere acquistati sui siti della casa editrice, che sono www.tomoledizioni.it e www.edigioedizioni.com, sulle principali piattaforme online come IBS, la Mondadori Online, la Feltrinelli Online, Terminal Video, e possono essere ordinati in qualsiasi libreria indipendente d'Italia. Grazie. Grazie, grazie di cuore, cara Viviana Sgorbini, per questi tuoi nuovi e assai graditi consigli letterari, oggi però più dedicati ai bambini piuttosto piccoli. E questi bei libri coloratissimi, che sono splendidi anche solo da sfogliare, sono stati pubblicati per Atomolo e per le Digio Edizioni, queste due meravigliose realtà editoriali che tu curi e dirigi con grandissima maestria.
È vero onore poter parlare di te autori e delle opere pubblicate dalla Tomolo e dalle Digio Edizioni. E soprattutto è un vero onore, per così dire, con la O maiuscola, poter contare sulla tua collaborazione sempre eccellente, sulla tua stima e, perché non lo dico, sulla tua amicizia. E ho avuto modo di parlare ampiamente di te come brava e coraggiosa, perché ci vuole coraggio a fare questo mestiere, editrice, sia nel corso della prima edizione ufficiale di Chiacchiere Autori, quindi del 2020, sia in quella attuale, quindi la 2021, della mia trasmissione. E l'ho fatto anche parlando di te come autrice, anche di recente. E poi che meraviglia ricordare la nostra splendida, ma davvero splendida, chiacchierata a cuore aperto, che è avvenuta purtroppo molto tempo fa, per così dire, proprio qui nel mio amatissimo salottino letterario. Tu sei giunta con la tua famiglia qui al Nato del Garda dalla Spezia e abbiamo parlato a lungo, e il risultato di questa nostra intervista sono state informazioni, dichiarazioni, racconti, tutto è davvero molto molto accattivante ciò che è scaturito dal nostro incontro nel mio amatissimo studiolo. Non vedo l'ora sinceramente di poterti incontrare per poter ottenere un'altra chiacchierata, dare in pasto ai nostri telespettatori, alle nostre telespettatrici. E poi grazie a te ho potuto realizzare delle meravigliose puntate contenitore, come io amo definirle, dove ho parlato di diversi autori e di diverse opere pubblicate dalla Tomolo e di Digio Edizioni. E in queste puntate tu hai sempre fatto capolino, dimostrando un'eccellente professionalità con dei video che hai realizzato in esclusiva per me, per la mia trasmissione, parlando dei libri degli autori che io presentavo in puntata. Ed è anche grazie a te che ho potuto realizzare delle puntate singole dedicate a un autore, un'autrice in particolare. E poi ho avuto ancora l'onore di parlare di te come autrice, parlando dell'uscita del tuo nuovo libro. E ora ho l'immenso onore di vederti come fidata collaboratrice in una rubrica domenicale, una rubrica letteraria. Beh, che dire, sono veramente fortunata. E Dulcis in fundo, hai pure dato le stampe di recente le favole di Nonna Elfa. Nonna Elfa, lo ricordo, è mia mamma, Mariella Fabbri. E Nonna Elfa è un omignolo che le ho dato io, anche se lei nonna non è. E questo libro, questo album illustrato per bambini, coloratissimo, altro non è che l'insieme di alcune realtà favole che la mia mamma Mariella Fabbri, in arte Nonna Elfa, mi raccontava quando ero piccina. Io poi le ho riprese in mano, lei le scriveva su un quadernetto, le ho battute al computer, ho fatto un bel lavoro di editing e poi Damiano Conchieri, il mio compagno, con bravissimo illustratore, ha deciso di dare un volto, per così dire, ai personaggi che incontrerete in queste favole, favole splendide. Ovviamente io sono molto legata ad esse per un valore affettivo, lo capite bene. E io mi auguro, come si augura la mia mamma, che i bambini e le bambine che sentiranno narrate, lette dalla voce del proprio papà o della propria mamma queste favole potranno sognare e addormentarsi sereni e serene, proprio come io quasi 40 anni fa facevo accanto alla mia mamma. Quindi grazie Viviana, lo ribadisco, l'ho scritto anche di recente sul mio profilo ufficiale Facebook, perché hai veramente realizzato un sogno. E visto che sono in fase di ringraziamenti, perché ogni tanto mi dimentico, l'età avanza, il 31 marzo che è il mio compleanno è lì qua dietro l'angolo, e i 39 anni pertanto mi aspettano, stanno bussando alla porta, io faccio finta di non sentirli, ma prima o poi non potrò far finta di essere sorda, perché questi arrivano anche se io faccio finta di non sentirli. E quindi a volte anche a casa i miei genitori, mamma Mariella e papà Ermanno, mi dicono: ma poveraccio quest'uomo, non lo ringrazi mai. Non è vero, magari mi dimentico una volta, poi altre 50 volte lo ringrazio, però insomma a volte capite che è facile dimenticarsi. E allora lo faccio visto che mi ricordo, mi sono pure fatta l'appunto, pensate un po'. Grazie di cuore da Damiano Conchieri, al montaggio, alle grafiche, alle riprese e soprattutto alla regia, ormai lo sapete.
Ma il più grande grazie va a voi che ci avete seguito anche oggi. Ovviamente io vi aspetto domani pomeriggio alle 18.30, quindi lunedì, per una nuova puntata di Libri, Chiacchiere e Autore, una puntata da 30 minuti. Vi ricordo che ci potete seguire sul digitale terrestre, sul canale 231, su Sky, sul canale 810, eppure in streaming gratuitamente dal sito ufficiale di Well TV, oppure dalla pagina Facebook ufficiale di Well TV. Se invece volete rivedervi qualche puntata vecchia di Libri, Chiacchiere e Autori, sia dalla stagione 2020 che dalla stagione 2021 in corso, beh, potete fare un bel salto metaforico sul canale YouTube Damiano Conchieri Grafica in Video. La visione è gratuita e le puntate le trovate caricate, postate nella misura, nella maniera in cui le abbiamo trasmesse su Well TV, quindi sono assolutamente identiche. Tra l'altro abbiamo creato anche una playlist di facile consultazione per rendervi la visione appunto più easy rispetto ad altre visioni che magari non godono della creazione di una playlist. Buona serata, buona domenica e buon San Valentino a tutte e a tutti voi da Laura Gorini di Libri, Chiacchiere e Autori. Ciao!